Domenica prossima, 17 febbraio, alle ore 11, sarà inaugurato per la seconda volta il monumento in onore del Cardinale Pappalardo. È stato già inaugurato 9 anni fa nella piazza del Santo Sepolcro. Tanti si chiederanno perché questo spostamento. Con amarezza devo purtroppo dire che questo monumento fu inaugurato perché il Cardinale Pappalardo è cittadino onorario di Bagheria. Ha onorato Bagheria, la Chiesa di Palermo e la Sicilia. Quel monumento fu posto per ringraziare la memoria di un uomo che ha dato lustro alla Sicilia, ha dato lustro a Bagheria come segno di riconoscenza, ma a futura memoria. Purtroppo devo dire che questa memoria è stata infangata, non è stata apprezzata né considerata. Quasi ogni giorno, o comunque spesso, questo monumento era oggetto di irriverenza, oltraggio, coronato con parrucche, con sigarette in bocca, con occhiali irriverenti, con baffi. Questo ha urtato la coscienza di chi ama, non soltanto amato, la figura di questo grande vescovo. Per cui abbiamo deciso con quelli che l'hanno programmato in Piazza Sepolcro portarlo qui, nell'atrio della Chiesa Madre, sperando che questa memoria possa continuare. Ci siamo sempre battuti che per i giovani come per gli adulti dimenticare la memoria, dimenticare di quegli uomini che hanno segnato la storia a livello ecclesiale, a livello civile, dimenticare significa distruggere il presente e annullare completamente il futuro. Speriamo e ci auguriamo che questa memoria possa continuare.